saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo un telefonino con delle caratteristiche un po' particolari. Stiamo parlando di uno smartphone prodotto da Honda, un'azienda italiana, telefonino che si chiama Handy Smart N401. La caratteristica saliente di questo apparecchio è quella di avere uno doppio slot per SIM card, quindi è un telefono dual SIM standby, telefono in grado di ricevere, di far funzionare contemporaneamente due linee telefoniche. Il telefono è dotato di due antenne, quindi è proprio come se avessimo due telefonini all'interno di una stessa scocca. Quando una delle due linee viene occupata, l'altra risulterà naturalmente non raggiungibile. Vediamo rapidamente qualche caratteristica del telefono. Telefono con dimensioni di poco più di 11 cm d'altezza, meno di 6 di larghezza, poco più di 13 mm di spessore, 113 il peso. Parte frontale con un display da 3,2 pollici con risoluzione 320x480 a 262.000 colori, naturalmente un display capacitivo. Nella parte frontale abbiamo capsula auricolare, non troviamo videocamera frontale, non troviamo i sensori di prossimità e di luminosità, abbiamo i quattro tasti a sfioramento che replicano le consuete funzioni di Android, quindi tasto menu, tasto di ritorno, tasto di ricerca e il tasto home. Nella parte destra del telefono troviamo gli unici tasti fisici che sono il tasto per il controllo del volume. Nella parte inferiore troviamo la presa mini micro USB, chiedo scusa, e annegato sotto a questo piccolo vetro trasparente c'è anche un gigantesco LED che adesso non riesco a farvi vedere funzionante, che ci permette di visualizzare le notifiche del nostro telefono, quindi cambierà colore in base alla notifica che ci vuole comunicare, si potrà illuminare tutto di rosso, di verde, di blu, potremo anche programmare quali colori far comparire per le notifiche. Parte di sinistra completamente libera, parte superiore con cuffia, jack per la cuffia 3,5 mm, qui c'è lo spazio per aprire il cover posteriore e qui c'è un piccolo tasto non molto comodo da schiacciare per l'accensione del dispositivo. Parte posteriore, cover completamente plastico, vediamo la fotocamera da 3 megapixel, purtroppo completamente sprovvista di autofocus e di una lampadina flash ausiliaria. Possiamo anche utilizzarla per girare dei video in risoluzione VGA, quindi 640x480 pixel. Dico subito che questo reparto multimediale raggiunge a malapena la sufficienza, naturalmente la mancanza della messa a fuoco e del flash diventa fortemente limitativa per il buon funzionamento di questo reparto. Naturalmente, sotto al cover batteria da 1500 mAh, troveremo il doppio slot per le schede di memoria. In questo momento, come potrete vedere, ce n'è dentro una soltanto. Guardiamo un attimo il display. Devo dire che questo telefono è costruito con dei materiali piuttosto economici, anche se ben assemblato, i materiali sono piuttosto economici, quindi la sensazione nel maneggiarlo è proprio di avere un prodotto economico. Devo dire che questa caratteristica, cioè di un indirizzo economico, la troviamo riproposta anche in vari aspetti di funzionamento del telefono. Faccio un esempio, i tasti a sfioramento non sono molto sensibili e devo dire che la stessa cosa la si può trovare anche nell'utilizzo del display. Il display è un pannello capacitivo, però diciamo che non è difficile trovare telefoni anche un po' più economici di questo, con dei funzionamenti un po' più reattivi. Ho dimenticato prima di dire, la piattaforma hardware è una piattaforma che ormai sta molto invecchiando, quella col processore da 600 MHz, 256 MB di RAM e 256 MB di ROM. Io sinceramente però ritengo che alcuni dei problemi di non brillantezza di questo dispositivo non siano dipendenti dalla velocità del processore, ma da un'ottimizzazione complessiva del sistema che probabilmente avrebbe bisogno di una release aggiornata per sistemare qualche piccolo baco qua e là. Penso che sia corretto dire che questo telefono soffre di frequenti riavvii improvvisi, talvolta inspiegabili, ogni tanto si riavvia. Vediamo subito un po' il cuore di questo telefono, la parte telefonica, perché naturalmente accoglie le due SIM. Come si può vedere, così abbiamo un pannello a 9 tasti, classico per il comando della telefonata. Nella parte bassa troviamo la novità, abbiamo
queste due cornette verdi che inglobano il disegno di una SIM card con su scritto numero 1 e numero 2. A noi basterà comporre il numero che vogliamo chiamare e digitare il tasto 1 o il tasto 2 per far partire la chiamata o con la prima SIM o con la seconda. Fin qui non esiste nessun problema. Prima cosa che non mi pare funzionare alla perfezione è la ricerca intelligente. Di fatto la ricerca intelligente è implementata nella logica del software, ma non funziona correttamente. Se noi dovessimo scrivere, non so, mamma, quindi premendo i tasti in sequenza, moltissime volte il contatto mamma non verrà trovato, ne troverà degli altri. Ho provato in un po' di modi, ma non mi pare che al momento questa situazione sia ovviabile con questa configurazione. La parte telefonica ha un funzionamento assolutamente nella media, buona la ricezione di entrambe le antenne e nella media anche la qualità della capsula auricolare, diciamo nella media di un telefono con queste prestazioni. Andiamo a vedere anche un altro degli aspetti che mi ha lasciato un po' più perplesso, la navigazione internet. Vediamo se ci apre il nostro sito. Anche qui ho pensato di rifugiarmi dietro al fatto che il telefono ha un hardware un po' limitato e un po' vecchiotto, ma devo dire sto provando in contemporanea questo Handy Mart, un telefono di fascia economica che poi caricheremo sul sito la relativa prova, con una base hardware molto simile a questa. C'è una differenza veramente importante nella qualità di navigazione. Non so perché, ma è molto farraginoso nel caricare la pagina, è un pochino lungo anche nella riformattazione della pagina. Ripeto, questo telefono monta una distribuzione FROIO 2.2, che secondo me è comunque una distribuzione molto valida di Android, però forse ci sarebbe bisogno di un intervento per sistemare alcuni processi logici di questo telefono. Detto questo, il telefono supporta il pinch to zoom, che come potete vedere però è un pochino rallentato, non è a livello di alcuni telefoni della sua stessa fascia di mercato che regalano un'esperienza di navigazione un pochino migliore. Passiamo un attimino alla cartella dei programmi. Abbiamo precaricato qualche piccolo gioco, il File Manager Astro, che è un file manager che è distribuito anche in versione free sul market, un file manager che funziona molto bene. Come abbiamo visto anche prima, il browser che non è impostabile di default in modalità desktop, come ho detto molte altre volte. Poi naturalmente sono presenti tutti i programmi che sono strutturali nella distribuzione Android, quindi la casella Gmail, Google Navigatore, la ricerca di Google, tutti quei programmi che appunto orbitano intorno alla casella di posta elettronica di Google. Esiste anche un programma per la gestione delle mail integrato nel telefono, naturalmente il Market, messaggi. Ho installato anche Opera Mini, un programma che consiglio sempre su telefoni che hanno delle risorse hardware un po' limitate, migliora in maniera esponenziale la qualità della navigazione. Volevo anche, c'è un altro dettaglio che volevo far vedere. Una risposta non perfetta del tasto del volume. In quasi tutti i telefoni è sufficiente tenerlo premuto il cursore del volume si alzerà e si abbasserà. In questo caso bisognerà fare una pressione per ogni tacca di salita o di crescita del volume. Inizialmente pensavo che il tasto fosse guasto, invece poi mi sono abituato anche a questa cosa. Di fatto è probabilmente la parte meccanica del tasto che non è molto brillante. Niente, direi che sostanzialmente ciò che c'è da dire su questo telefono lo abbiamo detto. Un telefono che a mio giudizio, come dicevo all'inizio, non è esente da diverse ombre. Sono assolutamente convinto che basterà un aggiornamento software per sistemarlo e farlo diventare veramente un apparecchio interessante, perché
Di fatto questa funzione dual SIM funziona bene, il telefono la supporta senza grossi problemi e a quel punto diventerà un telefono, secondo me, abbastanza appetibile. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione, come spesso mi tocca fare, di ringraziare anche la Stockhaus di Corso Sempione a Milano per averci messo a disposizione l'esemplare della prova. Un saluto da Ivan e alla prossima.